Il problema è che questo che adesso incontriamo, questo è difficile. È difficile e io sono stato perfido. Non ho scritto tutto. Lascio che ognuno ci lavori. Adesso bisogna cominciare a lavorare. Se pappa pronta, comincia a finire. E ve lo dico. Finisce il tempo, finisce la pappa e Pasqua, digiuno, astinenza, Quaresima e via. Allora, adesso siamo, non serve ancora l'immagine, adesso bisogna entrare in un altro mondo, ne abbiamo già saltato alcune pagine, guardate il rovesciamento degli eteri, si capisce insomma. Bisogna parlare delle forme, perché la lemniscata è una forma. Ma quante forme ci sono? Quante forme ci sono? Tutte. Allora, devo incominciare adesso a pensare quelle che sono le forme degli eteri, degli elementi, cominciare con le forme là, perché io posso anche agire con le forme, non c'è solo la dinamizzazione, o potrebbe essere la forma di una bottiglia. La beuta, famosa beuta, che Hahnemann usava, è la forma che permette il rimbalzo dell'acqua sotto, capite, vi ricordate? E quindi è la forma ideale. Poi se ti attrezzi con le beute, vabbè, se c'hai i soldi te le fai, ma costa. Quando vai nella vetreria da laboratorio, Padova, Vetrochimica di Padova, benissimo, io ce le ho tutte, le avevo, perché uno me le ha regalate. Le vie del Signore sono infinite, uno che faceva alchimia così che neanche conoscevo, ne ho sentito una volta, ascolta, io chiudo tutto, ti interessa? E ho pensato, ma quanto vuole questo? No, mi ha portato dei scatoloni così, pieni di alambicchi, di robe e tutto. E la vita è così, che poi neanche uso, sinceramente, ho usato all'inizio, poi basta. Sta succedendo anche in questo corso. Che cosa, ci regalano le cose? No, se c'è una farmacia in chiusura, una signora mi ha chiesto, parleremo per le bottigliette, le cose che magari possono servire. Bene. E perché la farmacia? Ma bottiglie blu, quando ci sono delle bottiglie blu, costano un botto perché dentro mi sembra ci manca cobalto, non so che cosa. Avevo parlato alla metreria di Murano, a Venezia, per farmi fare i vetri. Quando mi hanno fatto il preventivo ho detto, mi tengo quelli che ho. Ecco, mi hanno fatto fare una beuta da piramide, tutta una storia. Vabbè. No, ce l'ho, una ce l'ho, perché mi hanno mandato la prova. Basta. Allora, adesso devo entrare nelle forme, va bene? La forma è un'altra trasmissione di messaggio, quindi noi non faremo proprio omeopatia a questo punto. Ci allarghiamo, ma ci allarghiamo perché sarebbe sciocco dire qui c'è un'altra strada per andare lì e io devo arrivare là e mi prendo un'altra strada. Oppure metto insieme il prodotto con la giusta forma. Devo lavorare nel tempo, nello spazio e tutto. Se c'è una forma, quella liquida prende la forma del contenitore ed è già un messaggio. Se fosse blu, che è la madre, questo serve. L'acqua da bere, prendetevi una bottiglia blu se potete a casa, che prende il messaggio della madre. Non è che cambia, perché c'è dentro ci sono metalli pesanti per fare i colori. Quindi quando è un'analisi chimica del vetro, che una volta era silice, se tu hai il vetro di silice è quello che non è trasparente, perché c'è dentro tante di quelle altre cose. Per renderlo trasparente, guardate una fabbrica chimica il vetro, credetemi. Però vabbè, insomma, è l'aria che respiriamo. Va bene, allora cominciamo a parlare di forme. Adesso, se volete, per amore mio, nostro, vostro e loro, andiamo a pagina 84 e seguiamo un po' lo scritto, perché sono parole sintetiche un po' e quindi magari l'occhio si sofferma di più, non ancora. Allora, se ci siete, siamo nella parte della mezzeria sotto, il sole, beh, il sole, ecco, beh, fa da porta, da vortice di passaggio, il sole è un vortice. A Međugorje va alle 18:40 e vedi il vortice del sole. Chi l'ha visto? Bene, esiste, basta. Basta, basta, infine gli altri vadano. Ah, si vede anche qui ogni tanto, è molto raro, ma si vede anche qui. Qui vuol dire in Italia. Sì, perché un giorno un amico mi diceva, mi fa, guarda, guarda, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai fuori. Guarda il sole. Si vedeva. Una volta l'ho visto qua. Va
Va bene, allora, quindi noi abbiamo, se il sole è la porta di passaggio della vita, tutto quanto, sul sole ci stanno gli spiriti della forma, e quindi devo pensare anche alle forme. Non è che le forme a un certo punto me le voglio inventare, sono gli spiriti della forma, la vita passa per il sole, e quindi e la parola forma devo tenerne conto. E adesso incominciamo a entrare nel mondo delle forme, quelle che ci interessano. Bene, allora, a lettere del calore, lo vedete col puntino bianco, associamo la forma del cerchio, della sfera, poi sono tutte tridimensionali. Il calore irradia in ogni direzione ed è immagine del mondo spirituale di cui l'elemento fuoco è la porta. Si capisce? Il cerchio, la sfera, la balla di Cabrera. È il famoso balla d'oro, parlo in dialetto, quando c'è la madre e il Cristo che hanno quella sfera in mano con sopra la croce. Questo lo dico per l'amica madrilena, quando eravamo a Saragozza a fare un corso anni fa di un convento della madre Madonna dell'Oliva, se ben mi ricordo, e c'era una scultura del 1200, un bassorilievo, dove c'era la madre con la sfera in mano, e io me la guardavo, e arriva il frate, e io sono fatto così, scusate, santo non sono. E gli ho detto, bello quel di quella scultura, e lui, tanto che bella, no? Di che anno è? Fa di circa il 1200, bene. E che cosa ha in mano la Madonna? E il mondo, no? Gli dico, ma nel 1200 la terra non era piatta. È andato via. E io su queste cose mi diverto tanto. No, perché ti capisci, sei là che stai dire una cosa, lo sai che la terra era piatta per la coscienza di quel tempo, no? Cioè, 2 più 2, riesci a farlo? Avrà avuto 80 anni, riesci a farlo? No. Fine. Capite? Questo è la magia sacra, rappresenta la magia sacra e la porta del calore. E viene cristianizzata sopra, perché l'elemento ordinativo, se vi ricordate, il respiro della vita va lì. Capite? È un bellissimo simbolo, ma non è la terra, è la magia, l'arte magica, l'arte regale, la magia regale, che è la magia di fare la volontà del Padre. La grande magia è fare la volontà del Padre. La più grande libertà non è, come ci hanno detto, fare più o meno quel che si vuole nel rispetto della libertà degli altri. Questo è per il codice. La più grande libertà è liberamente rinunciare alla propria volontà e fare la volontà di Dio. Quella è la libertà. Quella è la libertà che ti salva, che ti farà diventare uomo. Quindi rinunciare alla volontà egoica. Rinunciare alla volontà. Quattro parole. Circa 40 incarnazioni per imparare a farlo. Va bene, secondo punto, la lettera di luce associamo per metamorfosi a partire dal cerchio la forma dell'esagono, perché col compasso, sapete, si può fare l'esagono, no? Benissimo. A lettere del chimismo associamo la forma della mezzaluna, quindi mezzaluna, mezzo cerchio, e anche la forma, e qui comincio a allargarmi, di 7 linee orizzontali, perché 7 linee orizzontali è il principio betamerico, che è della luna, pavimento, vi ricordate? Bene, che è legato all'acqua, perché l'acqua crea superfici, giusto? Luna, principio metamerico. Alle lettere di vita associamo la forma del quadrato inclinato a 45 gradi, tutti quei rombi, eccolo là, ad esempio, quello lì, quando l'abbiamo studiato, è per irradiare la lettera di vita, quello lì. E che io lo chiamo rombo, poi mi ha detto che il rombo, non lo so, io lo chiamo rombo da ignorante. Non è un rombo, vero? No. Non è un rombo, ma è un quadrato. È un quadrato girato. Come si chiama? Un rombo. Bene. Parliamo con lei. È un rombo, io dico come la sigla. Sì, va bene. Ti l'ha tolto anche lei? Sì. Quel giorno che scriverei un libro, scriverei quadrato girato. Bene. L'ho messo tra virgolette, definiremo rombo. Tradotto, lo so anch'io, ma voglio vivere. Ecco. Adesso state attenti, adesso cambia tutto. Queste sono forme che c'è. Scusa, la mezzaluna. Mezzaluna. No, la mezzaluna la fai così, così sei fregata. Ah, ok. No, la semisfera. Semisfera. Sì, non è la luna calante crescente. Ma ci arriveremo, vedrai. Ci saranno tutti i disegni che vuoi.
Quindi per mezzaluna sarebbe la finestra ad arco, tanto perché, o l'arco romano, no, l'arco romano è quella lì. Quindi l'arco romano portava forze di acqua. Va bene? Adesso entriamo nel quadrato, quadrato vuol dire quattro angoli evolutivi. Non voglio più forme statiche, queste sono forme statiche, non muovono niente. Io devo creare delle forme che muovono le cose, se no che messaggio porto? Ho fatto una foto e me la guardo. Che portino delle forze, degli impulsi, bisogna creare una metamorfosi in queste forme. Qui è difficile perché questi pensieri proprio non li abbiamo mai fatti. Qui finito l'etere del calore, finito tutto, e ve lo farete a casa con calma. Adesso ascoltate. Quindi nel mondo delle forme ci sono delle forme statiche, che va bene perché rappresentano una cosa, e delle forme dinamiche, che non è fargli le gambette. Forme dinamiche vuol dire una metamorfosi nella forma che muove i processi. Io devo pensare a muovere i processi, per fare una medicina. Devo muovere qualcosa, no? Bene, allora, incominciamo col fare riferimento al quadrato esterno a tutti i quadrati che vi ho fatto. Esterno a tutti i quadrati c'è un altro quadrato, leggiamo come è scritto qui, quindi abbiamo aria, luce, spazio, e qui ci siamo. Nel disegno c'è scritto, potete aggiungere se volete a penna una parola che è libertà. No, no, il quadrato non c'è qui, siamo a pagina 85. E c'è nel disegno, giusto per collegare, scriviamo libertà. 85, nel mio 85, ma io ho il primo. 85. 85, fine. Facciamo che ascoltate me? Boh. Fuoco, calore, tempo, se volete aggiungete amore. Terra, vita, vita fluente, rimane vita fluente perché l'ho già scritto così, sarebbe Zoe, se volete scrivete Zoe. Acqua, chimismo, disegno evolutivo, e c'è anche il karma se volete. Quindi io, e c'è anche il karma se volete, e il karma è più animico, il disegno evolutivo riguarda tutto, però giusto per collegarlo. Bene, e adesso questo lo possiamo girare. E andiamo che lo proiettiamo a pagina 86. Pagina 86 è qui è un po' dura. Pagina 86. Pagina 86. Pagina 86, voi vedete che il quadrato ci sono gli elementi, non ci sono gli eteri questa volta, e sono passato direttamente a quelli che ho appena detto. Quindi calore, etere del calore, fuoco, e sotto c'è scritto amore. Lì potete mettere tra fuoco e amore tempo. In quello di prima c'era scritto tempo e non c'era amore. Vabbè, se volete scrivete tempo. A sinistra, luce, aria. No, no, che spazio. Luce, aria, spazio, e poi scrivete libertà. Libertà non c'è, è l'esterno, è sempre un altro quadrato, no? È il quadrato che sono le porte verso Dio. L'amore e la libertà sono le porte verso Dio. È un altro quadrato. Perché noi non avevamo neanche spazio. Sì, lo so, succede. Poi andiamo in alto. Sì, ma quando i file si passano hanno vita propria, lo sappiamo. Quando andiamo in alto col chimismo, lassù, vedete che strano disegno, non guardate le figure. Chimismo, disegno evolutivo, perché disegno evolutivo è quello che mette ordine. Disegno evolutivo che io ho, scendo con un disegno evolutivo sotto il braccio. Lo sapete, no? Firmato da me e dal Cristo. Dopo, se uno ha capito come funziona, può cambiare disegno in corso d'opera. Però devi impegnarti di più, no? Se ti impegni di meno non è cambiare, è cambiare disegno ripetente. Se ti impegni di più, ti danno un disegno evolutivo superiore. C'è qualche, scusate, divorziati separati. Non è cambiato tutto. Potevi restare lì, a un certo punto
hai preso una decisione, o l'ha presa quella, ha portato qualche importanza e ti è cambiato tutto. Ecco, a quel punto ti, hai fatto una scelta e ti sei spostato sotto un'altra linea. Parenti, amici, cambi tutto, no? Ecco, basta per capirci. Bene, quindi chimismo, disegno evolutivo, acqua e chimismo ancora come etere. Bene, poi abbiamo a destra quel vita che è scritto in alto, potete aggiungerci vita fluente. Aggiungete fluente, che sarebbe quel Zoe. Poi c'è vita cosmica, terra, e sotto c'è vita all'interno, che è l'etere di vita. Sì, bisogna mettere un po' di ordine sto disegno, purtroppo. Va bene. Vedete che c'è scritto eteri, lo vedete, c'è scritto eteri, che la riga continua, quindi va, è la riga dentro, e poi tratteggiato c'è scritto iniziazione, perché questa è iniziazione. Questa è iniziazione. Amore, libertà, karma, disegno evolutivo, uscire dal karma, entrare in Zoe, se non è iniziazione questa. Quando, chi era l'anno scorso si ricorda, è come essere in una stanza con quattro porte. Noi siamo in una stanza con quattro porte. Queste quattro porte ci portano dentro il tempo, lo spazio, la, tempo, spazio, la vita e quello che è il disegno. Però io da queste porte posso uscire. Se è il divino che è fuori, mi manda qualcosa attraverso queste, per cui io ho il tempo, questo, ho la luce, lo spazio, questo, ho la vita, oppure, ma io posso anche uscire da quelle porte. Se esco da quelle porte non è più tempo, si chiama amore. Se esco dalla porta della luce non è più luce, si chiama libertà. E l'altra si chiama vita fluente, l'altro disegno evolutivo. Quindi sono quattro doni che il mondo dello spirito ci dà e noi viviamo, perché viviamo in tempo, spazio, eccetera, ma è la porta, capite? Dobbiamo cominciare a usarla dall'altra parte. Questo tutto abbiamo fatto a suo tempo, basta, non parlo più di spazio e tempo. L'abbiamo fatto, c'è tutto un testo, scuola dell'essere, tutto un incontro su spazio e tempo e basta. Bene, allora, adesso incominciamo a ragionare diversamente. Riflessioni sulle forme, un po' leggo perché no, vorrei non sbagliare, perché anch'io ormai sono, ho finito le lettere del calore. O mi fate ridere a crepapelle oppure qui è finita, va bene? Disegno evolutivo, un cerchio che tutto racchiude, quello lo so. Poi là dentro ci sono delle lemiscate, ci arriveremo. Vedete il disegno lassù in blu? Ci arriveremo, non si può fare tutto in una volta. Un cerchio, il disegno evolutivo, tutto racchiude. Che cosa? Tu, noi, le piante, gli animali, tutti. Va bene? Adesso segue a destra, destra, ecco, dove c'è l'elemento terra, basta che guardate, la vita fluente, che si può sempre rappresentare col compasso. È interessante quello che si forma col compasso, quello che ci vuole la squadretta, che sarebbero i massoni, eh. Squadretta e compasso, chissà perché il massone ha detto che simbolo ci prendiamo? Ci prendiamo la squadra e il compasso, perché ci sono certe cose che sono figlie del compasso e certe cose che non sono figlie del compasso, ci vuole la squadra. Quando sei più nello spirito sei più nella materia, la doppia iniziazione, il compasso per lo spirito, la squadra per la materia. Dio non è quadrato, va bene? Bene. Allora, è quello che nasce il fiore della vita, penso che lo conosciate, il fiore della vita, no? Bene, fiore della vita. Poi vedete, figura 8, c'è proprio quello con tutti i tanti cerchi, tanti quanti. Benissimo. E, che è l'espressione della vita fluente, benissimo. Scendendo a destra abbiamo il tempo, quello che vi ho fatto aggiungere appena perché ce l'ha dimenticato, calore, fuoco, tempo, amore. Qui abbiamo... il tempo può essere raffigurato con il numero 7. Numero 7, il numero 7 serve come numero, le 7 epoche, le 7 fasi, devo scriverlo più in italiano, con il numero, facciamo tra virgolette buonanotte, perché le 7 fasi, le 7 epoche, tutto quanto, 7 sono i misteri del tempo. Bene, e non si riesce a rappresentarlo col compasso, cominciamo a uscire dal compasso, ma come proprio il tempo che è circolare. Ma siamo sicuri che il tempo è circolare? Boh. Forse il tempo eterico, ma il tempo animico? È il tempo spirituale?
l'orologio. Infatti le chiamavano sfere, le lancette che sono dritte le chiamano sfere. Dice, ragazzo, è dritto, vedi che è dritto che è? E la chiami sfera. E forse si pensava ancora a qualcosa quando si vedeva un orologio. Si pensava alle sfere cosmiche. Perché le tre lancette principali, ore, minuti e secondi, quella veloce sono i secondi. Quella più lenta sono i minuti e poi le ore. Le ore rappresentano il corpo fisico, che cambiare il corpo fisico ci vogliono 7 anni per cambiare le ossa. Poi quella dei minuti rappresenta il corpo eterico e quella che invece è veloce rappresenta i secondi, che tu in un secondo cambi un umore. Capite? Quindi avevano questo. Poi sono arrivati centesimi, millesimi, quello perché siamo entrati nel decimale, mentre eravamo nel sessagesimale. Un sistema sessagesimale è una rottura. Quando dovete fare i minuti, i secondi, trasformarli, e ci vuole un po', no? Un'ora e mezza è un'ora e trenta, non è un'ora virgola cinque, capite? C'è il sessagesimale col centesimale. E lì c'è l'altro mistero, non dico niente, della parabola del buon seminatore, che quello che semini renderà 30, 60 o 100. Ve la ricordate? E c'è scritto chiaro che lui è l'unica parabola che spiega, perché questo, capito quelle, hai capito tutte. La spiega. Le altre non le spiega. Perché le altre sono per la testa dura di chi non ha capito. 30, 60 e 100, 60 è il sessagesimale, è il tempo. E il 30, lo vedremo fra un po', è la luce, il triangolo. Quindi amore, libertà, e poi cosa arrivi? Al 100, che è la trasformazione della materia. Quindi Hahnemann usava le centesimali. Vedi tutto che giri che bisogna fare, giustamente, perché hanno provato a usare anche diluire 1,90, 1,80, 1,70, non funziona. 1 a 100, oppure 1 a 10 che è 10 per 10, no? Ma 100 è il mistero della materia, 100 è il mistero esoterico della materia. Quindi 1 a 100 perché è il lavoro della materia e a me piace, per cui anche preferisco le centesimali, perché trovo una risposta nel Vangelo, per me è importante. Sono riuscito a spiegare abbastanza anche se sintetico. Bene, allora siamo arrivati, sì, va bene, lo spazio, l'ho letto, allora andremo a manifesto con 7 segmenti verticali paralleli, che lo vedete qui, questi, ma non li ho messi in riga, cioè non li ho messi, qualcosa, perché se li mettevo tutti uguali come i birilli ero nell'acqua, acqua verticale, poca importanza, se li mettevo dritti dritti era questo. Questi li ho girati e gli ho dato una tensione. Capite cosa dico mettere in tensione? E, ragazzi miei, lì questo è un disegno. Cioè, quando vedo quei 7 là sopra, sono fermi. Quelli sono fermi, li vedi fermi, no? Quando vedi questi qui e ti dà l'idea che c'è un prima e un dopo. Ti dà l'idea. Animicamente tu percepisci un dinamismo. Bene, un passato, un presente e un futuro. Bene. Allora, va bene, dove siamo qua? Paralleli disposti ad arco. E poi abbiamo lo spazio si trova nel 12, lo ritroviamo nel 12, va bene, adesso è così. C'è un modo per rappresentare il 12 nel cerchio e nel 7, e cioè disegnando 7 righe parallele con 2 linee tangenti, figura 9, che è una figura che ogni tanto tiro fuori. Se io faccio 7 righe parallele e ci metto il cerchio, vengono fuori 12 punti di intersezione. Quindi unisco il 7 al 12, misteri del tempo e misteri dello spazio. Se poi dentro prendo i punti, ho quel famoso rombo. L'hanno digerito. Il famoso rombo. E mi servirà. Adesso un pochettino. Quindi questi 4 punti vertici, quindi 1, 4, 7 e 10, poi i numeri si sono un po' spostati, ma avete capito. Devo mettere a posto anche questi. Quindi, i 4 punti del vertice si passa al quadrato rombo. Vedi che ci metto due lunghi, metto, no? Quindi si passa al quadrato che si tuffa nella manifestazione. Ah, il quadrato, siamo qua sotto, no? Siamo qui. Dove siamo? Dove siamo arrivati? Era questa figura, questa qua. A un certo punto io lo porto nell'altro disegno che ve l'ho fatto vedere, figura 9, e questo qui, guardate questa curva,
perché ho dovuto fare curva perché c'ho la griseglia qui, si tuffa qua, si tuffa, io ho deciso che si tuffi, poi fate come tu volete, perché non è che si sposta, cambia qualità nel cammino. Se facevo la riga dritta non capivate più niente perché passavo qui, ho dovuto fare un arco. Quindi pian pianino quello che emerge, che quello che è fuori, quando entra dentro nel piano eterico, c'è questo, una, diciamo, una componente di trasformazione, non è proprio un rovesciamento, perché qua dentro abbiamo visto che c'è il quadrato, c'è un altro modo per collegare quel quadrato, e lo trovo qua, ma questo è luce. Luce sono tutte le immagini, io devo rappresentare la luce, ma tutte le immagini alla fine diventano struttura. E allora all'interno qui, e vi ho messo una figura di passaggio che è la 9, abbiamo questo rombo quadrato che qui è pulito. Quindi io devo cominciare a comprendere come da uno nasce l'altro. È dura questa, non siamo abituati a fare questo, non siamo abituati. Però abbiamo tempo, avete un mese di tempo per passarci. Tutti quanti, vedete che in tutti e quattro casi c'è questa curva, in tutti e quattro casi quando dall'esterno vado verso l'interno c'è questa metamorfosi, rovesciamento. Non è un rovesciamento puro, è una metamorfosi forse più. Quindi, quando il disegno evolutivo, che è quello lassù, sarebbe il nord-ovest, ho scritto, no? Trasla verso il calore, che sarebbe quel traslare, tuffarsi, diventa questa forma qua. Questa forma qua, che ancora, se la guardo qui, non l'ho disegnato, ma siamo nel cerchio. Quindi immaginare l'etere del calore che irradia. L'etere del calore che irradia, che vuol dire genera la vita e la rigenera, sono le miscate. Io ho deciso, lo raffiguro con le miscate. Calma, se questo disegno ve lo mettete sul muro, agisce. Faccio un esempio pratico. Una parte della mia vita tenevo degli incontri con un gruppo di architetti. E io ero l'esperto delle forme. Vabbè, hanno deciso loro, va bene. E questi qui non finivano mai, nel senso che non ci arrivavano proprio. A un certo punto io ho detto, scusate, aveva portato un misuratore di campi elettrici, così per combinazione aveva la valigetta, ho detto, ascolta, facciamo una bella cosa, creiamo una forma che fermi il campo elettromagnetico, no? Cioè, siamo qua che parliamo di forme, cincischiare, è il misuratore. Abbiamo preso una lampadina, ecco, due, abbiamo preso due, così, misura il campo magnetico, misura, metti via, e adesso con un foglio di plastica, una forbice, una cucitrice, un pennarello, facciamo la forma che ferma il campo magnetico. Panico, con la plastica. L'ho dato 5 minuti, sai come dai la penalty, mi sono preso 5 minuti, se no copiavano. Ho preso il filo di ferro, ho fatto una leviscata a mano così proprio. Le lampadine le ho messe al centro. Con la plastica ho fatto una gonnellina che girava tutto intorno, mi seguite, no? Ecco, e sulla gonnellina ho disegnato dei triangoli di luce. Ho preso il contatore, rimisurato, il campo magnetico elettromagnetico era pressoché sparito. Ecco, tutto sto casino. Ho usato le forme. La forma leviscata, la gonnellina che andava giù, la plastica, e perché devo anche vederla alla luce, sennò perché mi faccio una roba che non vedo più niente, no? E poi i triangoli, quindi per il campo magnetico, per il campo elettrico, fine, tutto il problema è finito, capite? Uno dei punti, quando sono stato la prima volta in America, che si faceva, mi guardavano così, a un certo punto dico, ascoltate, facciamo una bella cosa, facciamo un prodotto per l'olio delle piante. Che cos'è in casa? Non c'ho niente. C'è la cucina, sì, c'è dell'olio, sì, porta la bottiglia d'olio, c'è anche questo. Abbiamo fatto in cucina, con l'olio. Ho fatto l'ho dimezzato, ho fatto una bottiglietta, l'hanno messa sotto gli alberi e ne l'hanno messo per fortuna col testimone. Quindi stessa varietà di piante. E passati 6 mesi, è arrivata la foto, è cresciuto tanto così di più, quello che aveva la bottiglietta. E da quella volta... Poi gli ho salvato la vacca in mastite che stava morendo, proprio stava morendo, salvata all'ultimo secondo. E... Amore, petali di rose più... per terra. Come? Petali di rose per terra. Beh, no, vabbè, insomma, sono quanti anni, non lo so.
E adesso stanno facendo l'azienda sperimentale per fare le nuove piante. Gli ho detto, bisogna fare nuove piante. Hanno comprato un'azienda americana. Io gli ho detto, serve un'azienda vicino a un monte fatto così. Mi serviva il monte. E mi serviva il monte. Un monte fatto così, affari miei. E c'era lì. E l'hanno comprata. E mi sento un po' responsabile di questa storia. E gli ho fatto fare le litopunture. Insomma, adesso l'ultima volta abbiamo messo proprio le basi. Adesso sono pronti per fare le nuove piante. Sono pronti, sono pronti. Prossimo corso, via. E cominciamo. E tutta l'azienda agricola, tanto per capirci, se devi fare nuove piante, devi essere evolutivo. Cioè, io le ho fatte in musica. Ogni pianta, sono sette piante, sette pianeti, sette note. E allora gli ho postato un concerto. Ma tu, per essere evolutivo, devi andare in settima. E gli ho fatto un accordo di fa settima, un'azienda che suona come fosse un'orchestra, suona fa settima, per dare l'evoluzione, per fare le nuove piante. E va bene, affari miei. Quindi si possono fare belle cose. E se io metto giù una siepe di una pianta o dell'altra, non è che mi costa di più o di meno alla fine, eh? Metto le cose giuste nel posto giusto. Vuoi sapere cosa va nord, sud, est, ovest, li fai tutte le porte di entrata e tutto quanto. Quella era quadratosa, per fortuna, e praticamente gli ho fatto una specie di chiostro, ma non un chiostro, una specie, con tutti con tutte le lemiscate interne, che sono i camminamenti, con tutti gli edifici, disegnati gli edifici, si ha proprio a fare, diventa una scuola. Bene. Hanno chiamato, c'era un ragazzo che insomma doveva portare avanti, doveva venire, dice, gli paghiamo noi 6 mesi in Italia che venga da te a imparare. Ho detto, se tu vuoi che impari, non venire vicino a me perché non ho tempo di stare dietro a nessuno. Quindi tientolo lì, se vuoi gli fai studiare italiano, che è la cosa migliore. Andiamo avanti. Bene, bene. Allora, il disegno evolutivo, quello là diventa questo. Vedete che ho tenuto l'interno, ho tolto il cerchio? Bene, quindi come dire l'essenza del mio disegno, la radice quadrata, l'essenza è la parte interna, no? L'essenza che cos'è? Calore, fuoco, amore. Tu vuoi fare un percorso evolutivo? È la porta dell'amore. E non è quella dell'ego? No, quella dell'ego no. Non ce l'ho neanche la forma dell'ego. Devo farmi una forma dell'ego. No, non la faccio. Bene, cominciate a comprendere, siamo appena all'inizio, perché ne dovremmo fare che non avete idea. Il fiore della vita, questo qua, contiene in sé nascosto, diciamo così, l'esagono. Lo vedete qua che io congiungo, c'ho l'esagono? Però, mi va di qua. Ed è questa forma qua interna, che c'ha però anche il quadrato. Capite? Sono rovesciamenti. Pardon, scusa, questo va qua, ho sbagliato. Che è l'esagono, che sono le api. Non dimentichiamo le api, eh? Bene. Poi questo qui per metamorfosi, avevamo detto prima, diventa questo qua, che si rovescia e diventa questo. Quindi il quadrato, lo vedete, il rombo, diventa questo qua. L'amore, che è verticale, si trasforma, respiro della vita, e diventa il chimismo orizzontale. Vedete che questo e questo sono parenti? Ma sono parenti, sì, ma non gemelli. Parenti. Quindi uno ha un movimento e diventa l'altro, uno ha un movimento e diventa l'altro, cioè le forme si parlano, le forme si parlano, è un modo per vedere come dalla cornice esterna, che è l'elemento divino, disegno evolutivo, vita fluente, amore e libertà, si arriva agli eteri. Non riesco più a farvi ridere, ho finito anch'io. Portate pazienza. Adesso, se questo che è un'ipotesi per adesso, il problema è che con questo noi l'abbiamo usati e come che li abbiamo usati e come che funzionano. Allora, adesso io comincio a farmi delle domande, io. Rapporto tra il tempo e l'etere del chimismo. Tra il tempo e l'etere del chimismo c'ho la diagonale. Adesso qui c'ho due forme, ma io devo metterne una. Cioè, devo farmi una forma. C'è una forma che le racchiude e vedete il disegno della mano. Questa è la forma. Le pieghe della mano. Le vedete il disegno, no? Figura 10. Voi avete le righe. Queste righe
che non a caso qualcheduno le leggeva, capite? Perché c'è dentro il calore, ma c'è il disegno evolutivo. Quindi chi legge la zingara di turno, ti legge il disegno evolutivo nella sinistra e nella destra vedi quello che hai fatto. Sapete queste cose, vero? Hai fatto corsi, sì, di chiro calcolare. Come si chiama questa? Chiromanzia, mi veniva il chiropratico, ma proprio... No, sono stato zitto, ma col chiro arrivavo fin lì. Bene, quindi non a caso c'era chi su questo ci ha costruito qualche secolo di lavoro, no? Quindi la mano, ma perché la mano, ho scelto la mano? Ci sarà un motivo che a un certo punto ho scelto la mano? Che poi la mano diventa quella che dinamizza. Vi ho detto, prima ve l'ho detto in agopuntura, che ci sono cinque meridiani. Adesso ve lo dico in un altro modo. C'è l'amore e il disegno evolutivo. Adesso un altro modo di guardare la mano, che in ebraico, chi se lo ricordava me l'ha detto, Yada. Yada. Ma è Yad. Ta buona. Yad, che è mano, e Ai, l'ho letto proprio in qui da studi, e Ai, che è la conoscenza, per cui questo amore che conosce, ma che diventa conoscenza, va bene. Una conoscenza superiore evidentemente. Ho proprio letto... Va bene, niente. Bene. Quindi capite, questa mano sta diventando qualcosa di diverso, benissimo. Per cui quando c'era il periodo che ci si dava il gomito, io rifiutavo di darmi il gomito, ho detto non ti do niente, io che faccio la gallina qua così, io, o mi dai la mano o ciao. E... bene, allora se io la mano devo un po', diciamo chiuderla un pochettino in modo che le righe vengano un po', che le veda insomma. E allora voi avete tutta una parte sopra, vedete che ve l'ho disegnato, che sono falangi, falangine, falangette. Sono tre righe quasi parallele, adesso non è parallelo perché abbiamo le dita un po' più lunghe e più corte. Tutto quello c'è scritto espansivo, polo espansivo, questo è il sulfur. Potete, se volete, aggiungete appena sulfur. Ecco. Poi abbiamo questo qua, che è sotto invece, che abbiamo il polo contrattivo. Se volete ci aggiungete sal, se volete. E poi abbiamo la zona mercuriale, che è la zona dello scambio. Questa zona mercuriale, che è pensare, sentire, volere, non a caso ti misurano la vita con questa curva qui, no? Adesso senza entrare, perché poi è buttato via l'astrologia, figurati questo, no? Però, diciamo, ti dà questa idea qua. Questo è il pensare, il sentire, che è perfettamente in equilibrio, vedete questa riga qua, e il volere, che è la vita. Quindi io con questo incomincio a avere il mercurio. Quindi abbiamo il sal, il mercurio e il sulfur nella mano, visto così. Però adesso è in senso alchemico che ve lo sto dicendo. Qui lo guardiamo nel senso delle forme. Quindi nella mano io c'ho tutto. C'ho il sal, il mercurio e il sulfur, c'ho tutti i processi della vita. Nella mano ho tutti i processi della vita. Si dinamizza a mano. Si capisce un po' di più perché si dinamizza a mano, no? Allora... questa forma, che è qui, è... questa è a sinistra, dinamizza? No, vabbè, no, conforme se vuoi incarnare o scarnare. Ah, okay. Sempre quella storia. Allora, questa forma è la forma, io l'ho chiamata, del chimismo trasmutativo. Allora, adesso bisogna arrivare a creare delle forme che abbiano la forza di trasmutare l'elemento che portano. È chimismo perché sono righe. Ma non sono le righe perfettamente così, non solamente le righe del tempo, è quelle che noi abbiamo. Quindi abbiamo sia una parte un po' da chimismo, capite? Sia una parte molto più curva che più da tempo, sia una parte mediana. Abbiamo tutto, perché l'uomo è la sintesi. La conoscevi già, ma la mano tua, non l'hai mai vista. Questa forma qui, andate a pagina 100, 103, andate a pagina 103, pagina 103, sopra c'è la forma della mano senza la mano, quando ci siete arrivati, la vedete? E poi sotto c'è l'immagine che io ho fatto, che è un albero, che qualcheduno so che ce l'ha addosso. Che, io chi? Tu? Ecco, adesso l'ho fatto molto più piccolo e tutto quanto. Quella lì, da una parte per il campo elettrico che è sopra e dall'altra per il campo magnetico. Funziona, ti assicuro che funziona.
quando mi hanno chiesto di ridurre il campo elettromagnetico, si può dire, alla Ecor, a Conegliano, che hanno una centrale elettrica che corrisponde a 4.000 appartamenti. Sapete cosa sono 4.000 appartamenti? È un bel paesotto. 4.000 a 3 kW, 4.000 appartamenti, non è poco. Perché hanno questi frigoriferi enormi. E la gente sta male, perché questo campo magnetico frigge. Quando vado dentro, in questa gabbia, era una stanza in realtà, e dopo 5 minuti non ne potevo più proprio. Prima sono andato a vedere, poi ho studiato, dico, devo spruzzare un prodotto. Arriva il tecnico e mi dice, un prodotto in una centrale di trasformazione, quel trasformatore, tutto qua, mai più. Ma io lo faccio sul muro, non sul trasformatore. Vietato, oh porca miseria. E dico, cosa faccio allora? Ho detto, ok, guardo, c'erano le tabelle di sicurezza, sai quelle tabelle, non fumare, non far questo, non far quello. Dico, le tabelle ce le hai? E io attacco i miei disegni. Ah, no, tu hai le tabelle, io attacco i miei disegni, non puoi dirmi di no. Se la tabella è permesso attaccarla in una centrale, anche un quadro. E ho messo queste forme qui. Vi assicuro che io le ho fatte e ho attaccato, incollato le forme sul muro. Sia la forma del triangolo che la forma della manina, quello che tu sul medaglione. Per attaccarle su ci voleva un po' di colla, nella colla c'era un po' di prodotto omeopatico, ma lui non lo sa. Non lo sa. E allora il grande problema, come quello lì, il grande problema è togliere il campo elettromagnetico sul vivente, perché se io tolgo il campo elettromagnetico il frigo non funziona più. Quindi deve funzionare nell'inorganico, ma non deve funzionare nell'organico. Non è facile, perché togliere un campo elettromagnetico, metti una gabbia di Faraday e l'hai finita, ammesso le dimensioni, gabbia di Faraday, lo schermi. Ma a far sì che continui a lavorare sull'inorganico, i computer, il frigorifero, tutto quanto, ma le luci, tutto quello che c'è in casa, diciamo. Ma invece rispetti cani, gatti e uomini, beh, ci abbiamo lavorato un anno e mezzo, anche di più, per riuscire a fare questo con tutte le prove. Lavoro incredibile, perché conosco una persona che ha fatto un film su di lei, della positività, l'elettrosensibilità, una donna che vive a letto, quando si alza per andare a far pipì c'è emorragia, cioè, anni così. Ho detto, io ti aiuto, cioè un'emorroissa, diciamo, io ti aiuto, un anno e mezzo, non vi dico, non voglio mai sapere quanto ci costa queste robe, se no non le fai, è totalmente irrazionale. Siamo arrivati dopo anni a fare questo prodotto e mi ricordo quando gliel'ho portato, gliel'ho messo come granuli, i famosi granuli, sotto la pianta, la dracena, no? Scusa, la piantina, l'abbiamo qua, l'uomo che poi le fa. E mi ricordo quando gliel'ho portato, perché lei è sensibile, è una persona, come ti senti, me l'ha descritta perché è aperta, e a un certo punto si è messa a parlare a chiacchiera, diciamo, col marito, sai così, e poi la riguardo, lei era così, un quarto d'ora che era passata. Dico, ma cosa c'è? Sono in paradiso. Era con questa, guarda, commovente, perché sta donna che vive ancora in una condizione terribile, è andata a vivere in un paese che è sperduto, dire poco, e il sindaco si è impegnato a non mettere i ripetitori, però cambia il sindaco, è venuta la ditta che fa la casa vicina, e gli operai tutti hanno il cellulare in tasca, saltato tutto, diciamo, no? La macchina mi ha detto, per favore parcheggia 100 metri più lontano, perché se parcheggi la macchina vicino la sente. Cioè, è veramente da pregare, che bene che sto io. E di fronte a questo abbiamo lavorato, l'abbiamo fatto. Però sono queste forme qui. Quindi questa forma qui ha questa capacità incredibile anche per i, come si chiamano, quelli sensibili al chimico. Chemiosensibili. C'è una patologia, si chiama? MCS. Abbiamo provato con anche loro sentono che fa bene. Ve lo dico perché non sto parlando di omeopatia, sto parlando di forme. Capite? Non so se li conoscete, persone che hanno quella sensibilità. Sono un po' problematici. No, anche un po'... Vengono le fisse. Sì, hanno le fisse abbondanti, va bene. Per cui... Le ho fatte provare tutto qua. Allora, entrare da noi che c'era tutto legno non entrano,
perché quando vedono i nodi del legno stanno male. Cioè, quello che per noi è una casa di legno, no, casa di legno stanno male. Cioè, non avete idea di che sensibilità che sia. E allora, questa ve la faccio per, voglio farvi ridere, vado a casa di una dottoressa che è la segretaria di questa associazione, che vive, lavora, e si muove su una vecchia Volkswagen che più vecchia di così non c'era, perché non c'è l'elettronica. C'è solo il motorino d'avviamento con la candela alla vecchia, e quindi con quella riesce ad andare in ospedale e tornare a casa. Allora sono a casa sua e a un certo punto guardo papà e dico, ma questo mobile era quei, sapete, in cucina c'erano quei che si chiude a serranda, con tutte, che poi va su, si arrotola, si dice, ma qui, dico, ma perché ti tieni un modulo così? Perché è metamerico, capite che è metamerico? È metamerico, chimismo, ma non è metamerico evolutivo, è il metamerico che ti chiama la luna. Dico, ma questo qui perché te lo tieni? Ti dico la verità, non ci passo mai davanti, cioè in cucina, si gira sempre, ma credetemi. E allora dico, vabbè, posso? Ho preso un pennarello, gli ho fatto un bel rombo sopra, così, tutto quanto, adesso provo ad andarci vicino, non fa più niente, proprio così, istante. E questa è la forza delle forme, hanno una capacità che è immediata, non è più omeopatia, ma se tu metti insieme l'omeopatia con le forme, perché quella medaglia lì è anche impregnata omeopaticamente, capisci? Tu hai due possibilità. E perché io, diciamo, ammesso che io sia un omeopata, ammesso, ma perché devo limitarmi a lì? Quando c'è tutto un altro mondo che agisce bene, ma è un mondo ancora più sconosciuto, perché qui spazio, tempo, dinamismo, scatte, ma le forme, vedete come ci si comincia a muovere con le forme? Non abbiamo la cultura. Non abbiamo la cultura, non ce l'abbiamo, basta. E allora te la fai. Benissimo, allora andiamo avanti, siamo arrivati alla manina, sono le 5:30, va bene. Poi andate, vai avanti Silvia, e c'è il disegno delle due mani messe così, queste sono le mani mie, leggete il mio destino se volete, e vedete che la proporzione, ho fatto tutti i calcoli, esattamente la sezione, il principio padre, il principio figlio, e gli angoli 64 gradi e l'angolo del padre. No, no, non è, no, no, sei andata avanti da quella là, dovevi andare avanti dove eravamo. Sei a pagina 88. Vabbè, sì, vedi. 88. Quindi noi, per dire che nelle nostre mani c'è anche il principio padre e il principio figlio. Questo poi è così, un giochino, se vogliamo. Magari ho le mani storte che sono così, però se guardate sta forma, quindi abbiamo questo esempio qua. È interessante quando andiamo sotto, scendi. Allora quel tempo, sono già avanti, non restare nel tempo luciferico, sono andato avanti. Allora guardate, perché non abbiamo tempo, dovete guardare, c'è la figura 12. Che ricordava un pochettino quella del tempo fatto a barchetta, se vi ricordate. Però adesso ho fatto due barchette, le vedete che sono due, sopra e sotto. Allora, quello tratteggiato è fuori dalla forma, è farvi capire come si costruisce. Quindi c'ho l'antico Saturno, pralaya, antico Sole, pralaya, finché arrivo alla Terra. Alla Terra c'è la svolta dei tempi, quindi comincia dall'altra parte. Futuro Giove, futuro Venere, futuro Vulcano, capite? Ma questa è una lemniscata. Allora, quando io faccio una lemniscata, se voglio pensare, so che ho anche l'evoluzione di tutto il cosmo nella lemniscata. È una lemniscata. L'ho, diciamo così, divisa in tre sotto lemniscate, si capisce quello che sto dicendo? Ma è una lemniscata, diciamo, complessa, se vogliamo chiamare così. Ma c'ho tutta l'evoluzione. La lemniscata la useremo molto, avete capito. Bene, questo è il tempo trasmutativo, perché se c'è in mezzo il pralaya che tutto riassorbe, rielabora e manifesta, è una trasmutazione. Tra Saturno e Sole c'è una trasmutazione. Tra noi e Saturno mi sembra che è cambiato qualche cosa, no?
Quindi è un tempo trasmutativo. Questa è una forma per inserire tempo trasmutativo nella mia vita, ad esempio. Me lo faccio bello, me lo tacco lì, me lo guardo e questo incomincia a muovere. Comincia a muovere. Bene. Poi, vabbè, pagina 89, in alto c'è una forma per il rumore che l'abbiamo disegnato sugli uffici della Ecor. Siccome è grande, l'ho fatto tutto un soffitto fatto con queste forme qua. Prego. Giusto una cosa, perché notavo dalla forma che questa è proprio la forma che si usa per fare i fiocchi. Sì, sì. Ah, beh, sì, fiocchi. Va bene. Sì, sì. Sì, infatti i fiocchi li mettevano principalmente le bambine per tenere più calme, quindi visto che abbiamo già il rumore. Quindi la forma è quello che vedete, il blu e i tre cerchi concentrici. Queste righe sono per far capire dove va il fuoco, una lemniscata molto tirata. E quando arriveremo ad agosto parleremo di come si modifica la struttura interna della materia modificando le lemniscate, sia con l'omeopatia arrivare a modificare la struttura interna della materia. Però quindi questa qui è già una materia, non è più una lemniscata, è già una forzatura. Vabbè. Scendiamo. Ah, qui manca una foto, l'ho mangiata, se l'ho mangiata io, quindi dovete farvi un disegno, perché è citata una foto, un disegno che non c'è. È sparito. Adesso ve lo disegno. Se andate nella penultima riga, allora, no, leggiamo prima, dai. Allora, rapporto tra disegno evolutivo e etere del calore, quindi adesso siamo nella diagonalona, disegno evolutivo e etere del calore. L'etere del calore si rappresenta con un cerchio vuoto. Adesso qui c'è un altro punto. Le forme possono essere piene o vuote. State attenti. La forma vuota, ad esempio un cerchio, dove non c'è niente dentro. Se disegnate un cerchio sulla parete, avete una forma di etere del calore vuota. Se c'è un quadro, l'interruttore della luce, non è vuota. C'è dentro un'altra forma e si chiama piena. Non è piena piena, però non è più vuota. Se diventa piena e si rovescia. Non è più l'etere del calore, ma il calore estinguente. È scritto, tranquillo. E beh, è un mondo, è un altro mondo. Beh, dovete fare un corso un po' strano, lo famo strano, insomma, no? Sto corso, no? Quindi bisogna stare molto attenti se una forma è piena e una forma è vuota. Se siete in una mansarda, la mansarda, vi ricordate, è il quadrato che c'ha 6, 1, 2, 3, 4, cosa manca ancora? Sì. No, quattro simmetrie. Va bene? Allora, una, due, tre, quattro. La mansarda, che è un trapezio, quante simmetrie ha? No, no, dove le vedete le simmetrie? Zero. Etericamente zero. La mansarda etericamente zero. Piacevole animicamente. Perché lì l'anima, questo muove l'anima, etericamente zero. Ma se tu vuoi campare, non vuoi, hai finito di fare l'amante focoso e vuoi adesso mi riposo un pochettino, devo tirarmi su, mi serve un ambiente eterico. Quindi tu, per equilibrare una mansarda, devi disegnare un cerchio, perché il cerchio c'ha infiniti assi di simmetria. Quindi tu la equilibri. Però se in questo cerchio qui c'è l'interruttore della luce, non è più un cerchio che mi equilibra, fa più niente. Adesso ci fermiamo perché bisogna farlo in sezione aurea, c'è tutta una storia, ma io vi cerco di aprirvi delle possibilità. Aprite la mente, perché disegnare un cerchio lo fai col pennarello, tu metti il costo di un pennarello che poi fai un cerchio, cioè, quanto costa? Tieni uno spago e fai un cerchio. Prova fatto in sezione aurea. Sezione aurea risuona con tutta la parete, no? Se lo fai come la va, come la va. Chiaro? Ti usate una parete libera. Può esserci anche un armadio davanti, ma la parete deve essere libera. Libera. Né finestre, né porte, né angoli, né interruttori, né quadretti.
bianco, libero. Bene. Però il fai da te no, bisogna saperla calcolare, ve lo dico. Oh. Sì, sì, lo so, sto cercando di vedere se figura 14, eccolo qua. Allora, il disegno evolutivo è un enorme cerchio pieno e al suo interno il tutto dialoga con il tutto. Tra questi due il dialogo è sempre all'innescata. Sono uno il rovesciamento dell'altro. L'etere del calore è come il punto fisico, tutto rivolto verso l'esterno. Figura 14. Vedete il punto? Tutto bene. Lo ritroviamo nelle lemniscate che dalla circonferenza irradiano verso il cosmo e che in esse il punto di scambio rappresenta il livello del cervello eterico, animico e spirituale nel quale lo scambio avviene. Nel disegno evolutivo le lemniscate trasmutative, figura 17, dietro, è dietro, ve le guardate a casa con calma, adesso non abbiamo più... E allora, le lemniscate trasmutative sono all'interno della circonferenza e il punto di scambio rappresenta il momento in cui un disegno evolutivo ne incrocia un altro. Nella mia vita ho cambiato marito, ho cambiato moglie, il mio disegno evolutivo ha incrociato un altro disegno evolutivo, è cambiato tutto, no? Mentre, ne incrocia un altro, mentre la freccia ha due direzioni della figura 33, non c'è, no, non c'è, è sparita. Me la disegno io, vedete disegnarla. Tanto leggo la frase. Mentre la freccia a due direzioni della figura 33 rappresenta la completa obbedienza. La freccia rappresenta la condizione prima della caduta. Adesso vi disegno la 33 che non c'è. La 33 è questa. Allora che siano 5-6 ha poca importanza. Ecco, fine. Quello disegno? Sì, quello che manca. Quindi la famosa 33. Ha due direzioni la freccia. Sì, due direzioni, sì. Scusa, ma è un 14% attorno, no? Tanto per la superficiale. 14%? No, 14 figura. No, questa qui è dal testo, c'è nel testo. Questo testo è un mio lavoro, questo mio lavoro è molto più ricco. Se vi porto tutto quanto, buonanotte, non andiamo più via da qua. Vi ho portato un riassunto, in questo riassunto si arrivava alla 33, qui è sparita. No, manca il cerchio di questa. Ah sì, beh, adesso ho capito, va bene, è il momento anch'io. È quella lì con il cerchio intorno. Che... Come no, le ho fatte? E vabbè, quanto è tanta storia. Oh, manca anche quelle esterne allora. Va bene? Va bene? Adesso queste qui, adesso noi possiamo leggere, non serve a niente. Queste bisogna meditarle. Avete una descrizione, guardate, poi magari disegnate voi la vostra, quella che secondo voi va meglio per fare il disegno evolutivo trasmutativo. Oh, mica obbligatorio. Infatti mi mettete lì in meditazione e ragionate su questo pensiero, cos'è un disegno evolutivo trasmutativo, ci pensi su, ci pensi su, ci pensi un giorno, un mese, un anno, e poi ti prendi quelle di Enzo che fai prima, perché funzionano. Però te le puoi fare, capite? Io porto questo perché siamo ancora all'inizio. Bene. Questa l'abbiamo fatta, la 16, 17, la 16 l'abbiamo fatto, è scritto. Andiamo avanti. Rapporto tra vita cosmica e etere di luce. Io devo mettere insieme tutte le cose. Vita cosmica con etere. Siamo nell'altra diagonale adesso. Nella diagonale tra la vita cosmica e l'etere di luce. Tra terra e luce, tra terra e aria, per capirci. La vita cosmica è rappresentata dal fiore della vita. Qua i disegni ci sono, figura 18.
ed è composto da 7 cerchi da cui deriveranno 7 linee del tempo, da cui deriveranno metamorfosi le 7 linee del tempo. Vi ricordate le 7 linee del tempo? Benissimo. I 7 cerchi non sono sullo stesso piano. Allora, se io dovessi guardare il fiore della vita, questa è un'immagine, come dire, io prendo un cannocchiale, faccio così, non c'è più il cannocchiale, no? Ho fatto un piano. Il fiore della vita è così. Se io lo guardo di fianco, sono 7 disegni, 7 immagini che viste di così è il fiore della vita, capite? Ma in realtà, chiamate una fisarmonica, non so come dire, un profondo, ma di 7 figure, è come un cannocchiale che normalmente si guarda di qua e io vedo il fiore, questo lo dico io, ma il mio lavoro è questo, lo vedo di qua e vedo il fiore della vita, ma se lo guardassi dall'altra parte, di così, lo vedo in questo modo, 7 piani, 7 livelli, bene, è scritto però anche solo lo scritto, 7 piani, 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 non sono righe, sono piani, sono, perché se sono evolutivi, se sono le 7 epoche, non posso dire che sono 7 linee, antico Saturno, antico Sole, antico bla 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 bla. Bene. I 7 cerchi non sono sullo stesso piano, c'è scritto, per cui visti di fronte manifestano il fiore della vita e visti di fianco manifestano le 7 linee del tempo, figura 19. La vedete? Figura 19 è brrr, vado giù e poi risalgo. Vedete? Eh beh, il tempo. Bene, in modo che il tutto diventi la figura 20, e questa è quella che mi serve. Vi ho costruito il passaggio, la figura 20 è tosta, la figura 20 è tosta, che ci riporta alla figura 12, il tempo trasmutativo. Se andate indietro di una pagina, la 12 era il tempo trasmutativo, che è la stessa figura, ma adesso l'abbiamo costruita. La vedete che è la stessa figura? Beh. Ci siamo tutti? Bene. Propongo una bella cura allopatica. Non vi fate questi problemi, eh. Andate dal medico, vi dà una bella, un cortisone, un qualcosa. Non pensare. Capisci? Queste sono cose che fanno pensare. E poi anche prendersi una medicina e farci questo disegno sopra. Questo, uno di questi, quello che ti interessa, lo metti in forma, ne metti nella forma che ti interessa, quello che vuoi muovere. Tu quel medaglione ce l'hai addosso, perché? Io soffro molto anche di elettrosensibilità. Beh, con quello? Meno. Meno? Funziona. Punto. Se no l'avrebbe tolto perché è un intrigo, anche un patacon così. Quando passiamo all'aeroporto mi dicono, ma è atleta? Ma dico, atleta no, mi vedono, sembra le Olimpiadi, no? Allora io faccio un po' così, ma c'è questo patacon, sembra la medaglia del... Adesso questa è stata seguita da... Sì, sì, è diventato tutto diverso perché nel tempo ho ridotto sempre di più l'aspetto materico. Anche perché poi c'era una signora che mi spiegava che è un patacone, non capivo. Poi ho capito cosa vuol dire l'intrigo. Cioè, quando arrivi alla terza diventa un problema. Alla quarta poi non te lo prende nessuno. Ma io non ci avevo ragionato. Va bene. Vabbè. Bene, abbiamo visto come nasce. Guardate che in teoria avremo ancora una 20ina di pagine, eh? Abbiamo un quarto d'ora, adesso facciamo, andiamo avanti a pagina 91. Ci siamo? Dai vertici dei 6 petali interni al fiore della vita, il fiore della vita sono questi 6 petali, no? Come fare un giglio, no? Questi. Allora, dai vertici, i vertici dei 6 petali interni al fiore della vita, collegandoli nasce l'esagono della luce. Bene? Se io collego, qui ho l'esagono della luce. Nel fiore della vita, figura 18, e l'abbiamo qui,
senza problemi, troviamo 6 punti di incrocio del fiore interno e 6 del fiore esterno. Sono raffigurati coi pallini. Quei pallini, pallini bianchi e pallini neri, sono gli incroci. Li ho messi io gli incroci, così evitiamo gli incidenti. Questi punti tra di loro sono posti a triangolo equilatero. Vedete, sono, posso fare i triangoli. Triangolo e l'altro triangolo. Che non ci vuole molto capire che siamo nella Merkabah. Ma non mi sono allargato fin lì. Siamo nella Merkabah a base triangolare. Merkabah? Sì, basta. Quindi la Merkabah è un altro modo di muovere il fiore della vita. È tutto collegato, uno ci arriva con la Merkabah, l'altro ci arriva col fiore della vita, l'altro non so come che ci arriva. In Val di Non c'è, tutte, c'è un museo, un musetto, era bello vedere le culle, cioè lì, arte povera, e le culle con scolpito sopra il fiore della vita ai bambini, no? Ecco, e una volta si faceva il fiore della vita, ecco. E gli facevo le foto, c'era la persona che fa, ma è il primo che fa le foto. Dei, vedi il fiore della vita? Apprezzavo quello che, come una volta a Castel del Monte, siete mai stati? Pugliese, Castel del Monte. Non c'è, brava, ma sono, Castel del Monte, dentro, se c'è un po' di muschietto, diciamo il tempo che permette, ci sono tutte, nel cortile interno vedi tutti i cerchi concentrici, li vedi, perché col muschietto si forma quel pochettino di vegetazione. Mi ricordo, vado a Castel del Monte, guardo, a un certo punto è venuta la guida, il guardiano, a cercarmi. Nessuno è stato mai tanto tempo qua dentro. Cosa state facendo? No, dico, sto guardando io, no? Nessuno è stato mai tanto tempo. Allora ho detto, ma c'era una cisterna là sotto. Sì, fa, c'era una cisterna. Come fa a sapere che c'era la cisterna? Guardo quello lì. Cioè, Castel del Monte merita andare a vederlo, perché non è un castello. Un castello deve avere un'entrata da castello, minimo un'entrata per il cavallo. Castel del Monte entri per gli scalini, è fatto per i bipedi. Quindi è un centro di iniziazione, nell'ottagono, nella madre. Castel del Monte, comincia a guardare, dopo viene il custode e ti butta fuori, però andate presto e via. Ed in quelle torri era dove si preparavano di notte per tutti gli esercizi spirituali, per dopo percorrere le 7 sale e avere l'iniziazione. È un centro di iniziazione. Federico II, Splendor Mundi, no? Stupor Mundi. E quello era un buon iniziato, diciamo. Buon iniziato. Era vecchio o nuovo l'iniziazione? Ma lui era fuori da tutto, perché lui parlava con gli arabi, parlava no, con i preti, l'avevano mezzo scomunicato, e quindi questo è già una garanzia, però. Ecco, va bene, allora siamo qua. Va bene, e quindi vedete come nasce da una forma, nasce l'altro. Quindi abbiamo sto mondo di triangoli, luce, quindi il fiore della vita che è su, nell'angolo della vita fluente, in realtà all'opposto nasconde tutti i triangoli. L'avete visto tutti i triangoli che ci sono, ma è qui in alto a destra e i triangoli sono invece in basso a sinistra, nella luce. Quindi uno parla con l'altro, sono metamorfosi continue. Adesso non è la metamorfosi foglia-fiore che, cioè, diciamo, è un impulso che a un certo punto, cosa fai per metamorfosi? Deve ritirare il verde della foglia, nel petalo non c'è la rosa verde, no? Si ritira qualcosa per manifestarsi l'altro, quindi qualcosa sparisce e si manifesta l'altro. Sulle forme della luce, vedete l'esagono, questo esagono è la luce inquiete, non evolutiva, va bene? Bene, è la sella dell'ape. Se faccio queste freccette esterne, le vedete, è al triangolo con le freccette, che è quello che tu hai il medaglione. Questo invece è attivo. Se la luce è attiva, equilibra l'elettricità. Perché l'elettricità è la corruzione della luce. Se io attivo la luce, quando arriva l'elettricità che vuole corrompermi, no, tu non mi corrompi più. Io sono entrata più forte, sono attiva. Quindi noi possiamo fermare il campo elettrico con queste forme. Sì?
gli ultimi 10 minuti fate così e basta. Bene, bene. Poi vedremo anche la radioattività, eh? Guardate che qui ci sono ancora 10 pagine, ma ce ne avete abbastanza. Poi abbiamo la figura 24, quando io metto 6 triangoli così, invece ho spento la luce, ho disattivato la luce. Quindi bisogna stare molto attenti, perché una forma fa così, ma anche fa colà. Scusami, la 22 avevi detto che è una forma non evolutiva. Ferma, ferma, statica. Quelle, la 23 che ha quelle freccette, ma devi disegnarle le freccette, sì, tratteggiate, perché è il triangolo, ma il triangolo io poi gli do l'indicazione e vai là. Scusate, sono tutti esseri questi. Come la vitamina C è il supporto delle lettere di luce, questa forma diventa il supporto attivo delle lettere di luce. Non è la vitamina C, è una forma. Ci arriviamo a pensare così un pochettino? Non ho capito. Sì, ha detto la vitamina C. Sì, C. Sì. Bene, forma 24, vi ho detto come si spegne, invece li raggruppo, li blocco uno con l'altro. Va bene? Cioè, se volete far forme, o si fanno bene o non si fanno. Con quel gruppo di architetti che facevamo forme, a un certo punto mi hanno detto: ho fatto una casa con le forme che dici tu. Vabbè, qualche mese dopo l'inquilino della casa ha chiesto a loro, mi telefona e mi dice: sei tu quello? Sì. Vieni per favore, che c'è qualcosa che non va. E loro avevano messo dentro tutte le forme possibili e immaginabili. Non dormiva. La casa era una casa vecchia, ma per dirvi che è così, una casa vecchia di pietra, e questi qui in bioedilizia gli hanno fatto un soggiorno, che le hanno aperto il muro e aveva fatto una prospicienza fuori in legno e vetro, bello da vedere, un bel, come si chiama, tipo padiglione, una veranda, ci voleva tanto dire una veranda, era ancora la P, si è già arrivata alla V, cioè sta veranda, bellissima, veramente bella. E dico: ma sì sì, non ci sto mai. Come non ci stai mai? No, non ci sto mai. Perché quando vado lì mi sento strappare. Io vivo in cantina. Mi ha portato, aveva una cantina da 2 metri, ma veramente, guarda che non. E lui, no che viveva, però stava lì più poteva, perché andava a dormire dove non dormiva. In soggiorno si sentiva strappare e gli è rimasta la cantina, che non avevano toccato. E allora questa veranda in fuori, questa era la casa, la veranda in fuori, avevano fatto una struttura di legno che era esattamente una tela di ragno che lo risucchiava. Hanno fatto una tela di ragno che risucchiava. E che fai? Lui mi mancava di fare il battiscopa, però Robby era falegname, gli ho fatto un battiscopa disegnato che riequilibra, ma non bastava. Per fortuna aveva da fare ancora il giardino. E allora tra le porte e le finestre gli ho fatto entrare e uscire quello che poteva, e quindi abbiamo messo a posto la casa. È una casa in bioedilizia dove non vivevi. Ce ne sono altri, eh? Uno che aveva una casa appena primo ingresso in bioedilizia, ha speso un'ira di Dio, pavimenti in legno di olivo. Non so se va... ecco. No, non dormiva anche lui, stava male, un mese che era dentro, ha chiamato l'architetto suo, che io lo conoscevo un po' così, e mi ha messo a posto una casa che era una casa, in senso di bioedilizia, era un top, in senso di bioedilizia. Ma contro la bioedilizia, contro la vita. Coltello, taglia la pancia e taglia il pane, sempre lo stesso coltello, conforme come lo usi, da una parte o dall'altra, giusto? Quindi bisogna stare molto attenti. Quando si va nelle forme, è meglio fare la casetta a 2 falde, là, quella dei bambini con le finestrelle, molto meglio. Perché questo qui aveva messo quei gessi finti sul soffitto. No, il rosone era ancora facile. Tutte le stringhe, moda natura e quel che è, e gliele aveva messe nelle forme più sbagliate possibile. E purtroppo è così. Perché siamo educati alle forme sbagliate, noi siamo educati a vedere il brutto. Qualcheduno di Latina qui? Sopra Latina c'è Norba. Sì, lo so che c'è. Se tu vai a Norba,
perché dopo c'è Norma. Se tu vai a Norba, vai in piazza, tanto guardi le case sono poveretti, eh? Quelli col cesso esterno, col tubo rosso che viene giù, che va dentro nel tubo bianco, che poi si perde, è così. Poveri. Quella lì era zona povera, era zona depressa. Ed è così. Hanno fatto la piazza nuova del paese. Ci hanno messo una fontana nuova. Ma di un brutto. Ma di un brutto che è qualcosa di orribile proprio. Perché quando sei 40 anni che vivi lì, in quella edilizia, quando fai una fontana e tu porti quella lì, no? Noi siamo educati al brutto. Capite? E quello mi è rimasto proprio... Tu hai presente un po' Norba? Vabbè. Ah, la ninfa. Io ero ninfa. Ci ho dormito, ci ho stato e tutto. La storia di ninfa. La storia di ninfa. Quella è un'altra storia ancora. Se io sbaglio una... Allora, state attenti. La forma e la materia. Va bene? Mettiamoli così. Se la materia è chimicona, fa male. Se la forma è sbagliata, fa male. Se io faccio una forma sbagliata con tutti i materiali naturali, amplifico la forma sbagliata. Perché i materiali naturali sono conduttori, diciamo, no? Quindi l'amplifico. Molto meglio una casa di cemento, che non è per assurdo, che non amplifica niente, se la forma è sbagliata resta lì. Sì, lo so. Mi seguite? Ecco, quindi bisogna stare molto attenti, ma molto attenti. Qui non si vede. Dove dormiamo, c'è ancora Andrea qui? No, beh, allora... Se guardate dove dormite, c'è la prima trave, poi c'è la seconda nel soffitto, no? Qui è coperto, qui chi è dentro in bagno lo vedete, c'è una trave, poi c'è il largo, c'è una trave, questo è un ritmo, la trave è il breve, il largo è il lungo, breve e lungo. Andate nelle case vecchie, incomincia con una trave, poi c'è il largo, poi c'è la trave. Nella bioedilizia hanno tolto la prima trave. L'appoggiano direttamente sul muro, hanno risparmiato una trave, 15 euro. Ma se io incomincio col breve e poi c'ho il lungo, è breve e lungo, tic tac, jumbo, è il ritmo della vita. Se incomincio col lungo e poi c'ho il breve, è trocheo, lungo breve, è il ritmo della morte. Tutto in bioedilizia, per risparmiare un trave. La casa ti costa 200-300 mila euro, per dire. Hai risparmiato uno, due, vabbè, due travi, 30 euro, 40, 50 euro. È lì il problema, capite? Che noi abbiamo fatto in bioedilizia e ci siamo creati del male, perché la forma fa bene e fa male. Ho solamente evitato un trave. Che quando vado in giro per case vecchie faccio le foto, perché vedevi che una volta cominciavano sempre col primo trave, sempre. Va bene, qua bisogna aprirla sta testolina. I ritmi sono la vita. Se comincio breve e lungo, ho messo il trocheo, ho messo un ritmo di morte. Non è che muoio. Però io mi ricordo una casa dove ho vissuto, ci andavo una volta al mese, avevo le lenzuola, portavo le mie lenzuola per 14 anni e aveva tutto in super bioedilizia, aveva le travi di legno in trocheo. E con lo spigolo vivo 90 gradi, la forma della morte. Io lì non dormivo. Poi un giorno, dopo anni, non c'è tutto un casino, non mi ricordo, mi detto: guarda, devo andare in soffitta. Aveva le travi, perché non l'aveva toccata, aveva le travi giuste, stondate. Da quella volta ho detto sempre, il soffitta era il magazzino, ho detto: non mi interessa niente, io chiudo gli occhi, non vedo niente, lascia stare, non mi interessa niente. E ho cominciato a dormire. E questa era la bioedilizia. Capite quanta strada abbiamo da fare? È cultura della vita. Non abbiamo la cultura della vita. Tranquilli che abbiamo adesso 10 pagine che faremo in 3 secondi. Allora... Va bene, andiamo dove ci interessa. Abbiamo pagina dopo, figura 26,
che il medaglione che lei ha, il potenziamento delle forze dell'etere di luce, di circa 10 volte. Pagina 92. E poi andiamo dove mi interessa. Non mi interessa, tutto interessa. Tra spazio e etere di vita. Adesso non è tra la vita e la luce, tra lo spazio e l'etere di vita. Tra aria, respiro della forma. E allora la forma è questa qui che vedete, 27, ma non metamorfica. Vi ho scritto le costellazioni. Vedete? Perché non ci rendiamo conto che noi parliamo con entità. E queste qui sono quattro costellazioni, che è una croce nel cielo. Toro, Scorpione. Scorpione e Giuda. Toro chi è? Chi è di Verona qua? Verona? No, adesso mi interessa da un altro punto di vista. Non hai ragione, ho sbagliato io. Chi è di Verona? Nessun veronese? Chiesa di Sant'Anastasia? Va bene, lo trovate su internet. Entrate dentro, c'è un bellissimo dipinto a sinistra che... C'è la Maddalena. Ah, chi la sa? Chi la conosce? Sei te? Ho sentito un Maddalena? Ah, laggiù. Bene, c'è la Maddalena. Allora, un quadro della Maddalena, la Maddalena era una prostituta per la Chiesa, no? Ve lo ricordate, Sant'Agostino, ecco. E c'è un altare della Maddalena, sai quegli altarini laterali, no? E c'è sta Maddalena con un collo taurino, perché la Maddalena rappresentava il toro. E se vi siete letto il Vangelo, tra Giuda non poteva sopportare la Maddalena, se vi ricordate. Questo famoso, questo olio che tu hai sprecato sulla testa poteva essere venduto per 300 denari. Vabbè. Quindi, vedete l'antagonismo? Sono due opposti. Ma anche il leone è opposto all'acquario. Ve l'ho detto, ma sono i due respiri. Ma devo io trovare il modo di mettere a posto i respiri. Perché se li lascio fare per conto suo, non è che si crea l'armonia. L'armonia non c'è più. L'armonia si è rotta. Ormai tocca all'uomo. Bene, quindi il toro rappresenta, che la Maddalena è rappresentata sempre con un toro taurino, con un collo taurino, che dici, ma perché? È un po' la Modigliani, diciamo, no? Però con una misura fuori proporzione, lo vedi che è fuori proporzione. Bene, allora giusto perché ho scritto questo, questo non è metamorfico. Se invece vado in quella là, che è la stessa figura da un lato, non da un lato, sotto certi aspetti, però inserendo tutto questo elemento, i quattro ci sono, li vedete? I quattro fondamentali. Questo sarebbe il fuoco, non pensate al punto nero. E poi ho messo queste lemiscate. A questo punto io ho l'aspetto metamorfico trasmutativo dello spazio. Uno spazio trasmutativo. Quello è quello naturale. Questo non è metamorfico, è statico. Le stelle sono lassù. Questo invece è trasmutativo. Trasmutativo vuol dire che è capace di muovere forze, in questo caso questa è la cosiddetta, questo sarebbe la croce aerea, croce atmosferica, credo a memoria è quella dello Spirito Santo, sì, è la croce dello Spirito Santo nello zodiaco, che lì è ferma e qui agisce. Ci sono tre croci nello zodiaco, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella del Padre è la croce minerale, da cui nasce calcare, silice, argilla e fosforo. Poi abbiamo quella del Figlio, che è quella terapeutica, pesci, vergine, gemelli e sagittario, che ne parleremo. E poi abbiamo quella dello Spirito Santo, che è la manifestazione, che è questa qui, toro, scorpione, leone, acquario. Respiro della vita e respiro della forma. Perché hai detto fuoco se c'è la toro? Chi ha detto fuoco? Ma no, adesso ho detto così. Non è che sono con gli occhiali, sono anche un po' stanchino. Quindi questa diventa invece evolutiva, perché a questo punto non sono più o meno contrapposti, sono tutti in dialogo. E cosa fa? E questa ti muove in te le forze della cosiddetta croce aerea, perché dietro il toro c'è l'azoto, dietro lo scorpione c'è il carbonio, che è un'altra cosa, però c'è la CO2, l'acquario è l'ossigeno e il leone è l'idrogeno, quindi sono gas. E si chiama croce aerea, ma questo dobbiamo studiarselo, questo è il Martì. Quindi croce aerea, la croce aerea è la croce animica, questo agisce sull'anima. E beh, muove e trasmutativa, andiamo verso il meglio, speriamo, no? Capite? Queste sono cose potenti, ossia,
aiutano. Poi non è che ti metti quello lì e diventi chissà che cosa, aiuta, come tutte le cose, come ti diventi un santino perché ti ricordi di qualcosa, no? Questa è una specie di santino zodiacale. Avete a casa un santino zodiacale? No. Questo è un santino zodiacale per l'anima. Mettiamola così. Ecco. E poi andiamo a quello che mi interessa forse di più, che abbiamo usato molto, la 31, che si chiama rombo trasmutativo. È chiaro che è un rombo questo, no? Quindi abbiamo queste forme, che è ancora una variante, che abbiamo inserito questo elemento, quindi qui c'è la curva, qui ho fatto un tratto dritto, un'altra curva, un tratto dritto e avanti così. La vedete molto bene in figura 30, lettere della vita trasmutativo, capite? Perché siamo nell'asse spazio-vita, l'elemento spazio è la figura 28, adesso vado dall'altra parte, passando per la 29 che è il rombo, e quindi uno parla nell'altra. Guardate la 28, la 28 deve passarmi per il quadrato rombo della 29, quindi il suo impulso diventa la 30. La 28 deve passarmi, respiro della forma, deve arrivarmi alla 29 portandosi dietro una qualità. Portandosi dietro una qualità e abbiamo che nasce quest'altra forma, la 30, lettere di vita trasmutativo. Bene, finiamo prima di dire le altre pagine, ve le leggete a casa, e poi io metto tre una dentro l'altra. Vedete la 31. La 31, con la 31 puoi fare tante cose. Lettere di vita trasmutativo ripetuto così tre volte è veramente una potenza. Quindi la tua vita, lettere di, ma non è la vita biologica, la tua vita su tutti i piani prende un impulso a trasmutare, andare avanti, a evolvere, diciamo. Questa è la vita trasmutativa, ma vita come Zoe. Tu ti muovi, cresci in Zoe. Non ho capito. Sì, sì, fai copy, fai come vuoi. No, non c'è più niente ormai. Non c'è più niente. Liberati, liberati. Possiamo usare queste forme? Sì, sì. Ah, no, usarle come permesso, fate quel che volete. Io non ho permesso. No, questa la puoi usare. Dovete stare attenti a quelle che bloccano. Cioè, ci sono c'è le trasmutative. Io sono arrivato alle trasmutative partendo dalla base, capisci? E poi arrivare a questo processo qua. Scegli tu i colori, però. Cancella. Se non sbagli i colori, ma non è così facile, perché poi c'è il sormonte, non è così facile. Va bene. Adesso guardate solo la pagina che segue, la 95, e vedete ad esempio la figura 1, quelle sette righe parallele, le righe parallele. Come in metamorfosi, quella che scende è una metamorfosi, che c'è un impulso che prende e si apre. Poi questo impulso che si apre, scendete ancora, si apre di più, si apre. Qui è fermo, si apre, c'è una tensione tra l'interno e l'esterno, si apre di più e poi si chiude questa linea. Questo non ha fatto altro che il passaggio dall'osso lungo alla testa. È la metamorfosi dall'osso lungo, questo è l'osso lungo. A un certo punto c'è un impulso per cui l'interno diventa esterno, lo vedete? Questa è metamorfosi. Quando diventa esterno, e nel bambino c'è ancora la fossetta perché non è finito, no? Poi abbiamo questo passaggio ulteriore finché si chiude la testa. Questo è il corpo umano, eh? Questo è il corpo umano. Quindi questo è ancora un passaggio come agiscono gli eteri e le forze fisiche. Se scendete in fondo, questo qua che abbiamo visto, adesso lo giro perché è più semplice, e diventa questa forma qua. Questa forma qua è la gravità massificante. Avete una finestra così in casa? No. Beh, ce ne sono tante. Gravità massificante. Allora tu cosa fai? Alza un po', Silvia, che si veda meglio. Passi a questa, che è sempre quella, ma tu hai messo questo elemento qua.
mettendo questo elemento qua sei nelle lettere del chimismo. Puoi metterlo con una tenda? Anche, però insomma, dopo quando la tenda la tiri, qualcosa, fai un pennarello e disegni. La finestra o anche un arco? L'arco poi a un certo punto è sempre aperto, l'arco è un porticato. È un porticato, ti tieni il porticato, ormai la casa l'hai fatta così. Vi faccio un esempio. Andiamo in bioedilizia. Questo vi porto la bioedilizia perché qualcosa si... Tu metti una trave, tutto legno, trave. A un certo punto la trave deve essere lunga 6 metri, perché decidi. Travi di 6 metri, orizzontali, e o te ne fai una da 50 centimetri oppure metti un lamellare. Lamellare porta molto di più, sapete il lamellare incollate, molto di più, e quindi invece che mettere una trave da 50 centimetri la metti, non so, da 35, e quindi ha meno impatto visivo. Bene, però può essere anche da 10 metri, no? Allora, quando tu metti un lamellare, tu metti i legni così, li incolli, ma tu sei sicuro che la fibra sia questa e uno non sia incollato dall'altra? Perché tu dovresti incollare secondo la fibra, mantenendo la fibra, perché è un albero che è sceso, il tetto è un albero che è sceso. Se l'albero ha la fibra come legno naturale, e non sbagli, questo diventa veicolo di forze come l'albero. Ma se tu li hai incollati storti, o metti un albero storto, fai l'opposto in bioedilizia. Allora, la vita è così. Seguivo una stalla. Dov'è la stalla? Eccolo là, sei nel buio ormai. Questa stalla, abbiamo fatto le finestre a mezzaluna per fare latte, e poi ci veniva a fare le vacche, andavano su per uno scivolo per essere poi bungere, no? Mezzo metro, c'era il dislivello, mezzo metro, una piccola rampa, e questa piccola rampa era fatta di legno. E a me non piaceva. Perché questo è l'albero, questo è un ponte tra terra e cielo. Come io lo abbasso, così già funziona poco, quando è orizzontale non funziona più. Quindi andate nei vecchi castelli, le travi orizzontali erano tutte dipinte con motivi floreali, perché non avevano niente da fare. No, mi creavano la forma esterna del fluire della vita. Qua lo capisci dopo. E allora, molto semplicemente, in questa trave, che era da 10x10, passava una vacca così, io ho preso il pennarello, l'arte dell'architetto è un pennarello, e su questa trave, che adesso ve la metto così in piedi per capirci, io ho disegnato un serpente, diciamo, ma non il serpente con gli occhietti, una curva, questa curva qua. 15% in più di latte. Lì voglio arrivare. Allora, 15% in più di latte, oggigiorno, te lo rubano, perché sanno là che se sbagliano di un litro vanno fuori economia, ormai sono talmente impiccati che sei lì proprio al litro. Quando sono in piena fanno quei 30, 36, quel che l'è, quando arrivano 35 si trema, 34 la stalla la chiudi. Poi dipende come si è attrezzato, però in genere i numeri, quindi vivono proprio al nulla. 4 mastiti in più ti salta il mese. Bene, quindi semplicemente gli ho portato su lettere del chimismo. Portando su lettere del chimismo, chimismo vuol dire trasmutazione, se lo sapete il latte è sangue trasmutato, sì, bravi, sapete, il latte è sangue trasmutato sul momento, perché non c'è l'altro. E quindi in questo modo si favorisce, invece che dargli l'ossitocina, favorisci la produzione di latte con un pennarello. L'ossitocina, le vacche danno l'ossitocina nella mammella, e sa ben lui, si dà l'ossitocina, quindi parte l'ormone della testa che molla il latte. Poi siccome dopo un po' l'ossitocina costa, la vacca ha imparato, gli fanno l'iniezione finta, gli danno l'ago, quella fa partire l'ossitocina e è fatto il latte. Ho sbagliato? Giusto. Allegria. Va bene, abbiamo fatto orario, anche oltre orario, vi guardate il resto e studiate.